Sambabila e il cosiddetto mondo sambabilino nacquero dalla chiusura della sede di Corso Monforte che io ed altri frequentavamo. Per me la piazza non divenne un punto di riferimento, ma capitava di passarci. Preferivo andare in via Mancini o in altre sedi, ma questo non significa che non frequentassi chi si ritrovava regolarmente in Sambabila e che non conoscessi i ragazzi di allora. A mio giudizio la piazza milanese era più un porto di mare, dove accanto al militante convinto c'erano anche il ragazzino annoiato della Milano Bene, borghesi affascinati da uno stile di vita che non era il loro, ed altri soggetti che poco o niente avevano a che fare con la militanza politica, ma erano attirati dal nostro mondo. Scelte personali, simpatie, suggestioni, amicizie, furono tutti fattori che alimentarono a più livelli il mondo sambabilino, in cui fra l'altro convivevano soggetti con grandi differenze di età. Tutti quelli che stavano in Sambabila si sentivano accomunati da un qualcosa di istintivo, probabilmente il clima di assedio perenne e di odio feroce. Sambabila però non rimaneva un mondo a sé, ma era osmotico. Per esempio, durante le manifestazioni dell'MSI ci si ritrovava tutti insieme, in modo istintivo, senza distinzioni di sorta. È difficile dare una visione precisa del mondo neofascista di allora, perché anche quelli che si possono definire gruppi erano comunque molto aperti e le persone che li frequentavano interagivano anche con altri. Non c'erano barriere o demarcazioni precise. Era tutto lasciato ai singoli individui e alle amicizie. Anche se non frequentavo assiduamente Sambabila, non ho mai espresso un giudizio negativo sulla piazza. A distanza di decenni, credo che per parlarne con cognizione occorra meditare su certi meccanismi psicologici e sulle contingenze del momento, prima di emettere giudizi netti sulle persone che la frequentavano. Come già detto, c'erano elementi più preparati culturalmente o che aspiravano a una preparazione politica, pur restando sempre dei ragazzi, con tutti i limiti dell'età. C'erano ragazzini più attirati da una certa estetica e dai miti, e c'erano anche personaggi di più basso livello culturale, ai quali sarebbe stato utile e doveroso dare degli strumenti per migliorarsi culturalmente. Non ce ne fu il tempo. Quando ti ritrovi sotto assedio, non stai ad affinare le frequentazioni, ma ti leghi con chi solidarizza con te e ti aiuta. È un aspetto che andrebbe tenuto presente prima di emettere giudizi solo negativi anche sui soggetti meno politicizzati che c'erano in Sambabila e che si adoperarono comunque per aiutare i camerati. Nell'ambiente prettamente sambabilino, sul piano umano ero molto più legato per affinità, oltre che per amicizia, a Giancarlo Esposti e molto meno a Gianni Nardi. A Monforte vi era spazio anche per iniziative altrettanto leggere. Fra queste, l'attribuzione di nomignoli e soprannomi. In questo campo Nico Azzi si divertiva moltissimo nel coniarne e diffonderne diversi. Fra i più noti, Mamma Rosa, Puttino, Cucciolo, Robiolina. Alcuni traevano origine da caratteristiche personali. Angelo Angeli, già in odore di buona propensione al cibo, non si liberò più da Golosone, da quando, in occasione di uno scontro presso un bar di Rozzano, fra tavolini e sedie che volavano, pensò bene di sequestrare un capiente platò di pasticcini. 3 punti per Gianni Ferrorelli, un coraggioso militante di Monforte ferito in uno scontro. Naturalmente Nico riservava le sue attenzioni anche ai potenti della federazione. Così Cervello divenne Cervellix e Cuddia delle Chiuse si trasformò in Cuddia delle Case Chiuse. Si può immaginare quanto tutto ciò contribuisse da parte dei soggetti presi di mira ad alimentare un certo astio nei nostri confronti. Thank you.